Allora, adesso proviamo come lezione a vedere un problema oltremodo comune che parzialmente l'avevamo già accennato le volte scorse, ed è il problema del commesso viaggiatore, travel salesman problem. E questo è un problema estremamente noto, ha il vantaggio di essere estremamente semplice da dire ed estremamente complicato da risolvere, ha una quantità di applicazioni enorme e si presta molto bene a capire effettivamente come funzionano gli algoritmi ricorsivi che cercano di scoprire, di esplorare lo spazio delle possibili soluzioni, o meglio di enumerare in modo sistematico tutte le possibili soluzioni. Questi vengono anche chiamati come algoritmi di backtracking ricorsivo talvolta, e di come è possibile in modo molto semplice aggiungere alcuni accorgimenti che permettono di migliorare le performance di questi algoritmi. Allora, l'idea del problema del commesso viaggiatore, il traveling salesman problem, è quello di un omino che deve visitare un certo numero di città facendo vedere la sua mercanzia e tornare a casa alla fine. Quindi l'obiettivo è visitare tutte le varie città facendo globalmente il cammino minimo. Nella teoria dei grafi questo può essere visto come il problema di trovare il ciclo hamiltoniano minimo su un grafo pesato, a volte orientato, a volte non orientato. Quindi ogni coppia di archi, ogni arco ha un peso ed è quanto mi costa percorrere quell'arco, e io voglio trovare un percorso che tocca tutti i nodi del grafo, un ciclo che tocca tutti i nodi del grafo e che abbia peso minimo. Vengono classificati come problema del commesso viaggiatore anche a volte il problema di trovare il percorso hamiltoniano e non il ciclo, ma questo è un dettaglio. Le applicazioni sono molteplici, a parte quelle più scontate di effettivamente trovare un percorso su un certo numero di città e tornarsene a casa alla fine. Noi possiamo avere il problema, ad esempio, di tirare i fili all'interno degli apparecchi, quindi vogliamo minimizzare la lunghezza dei fili che dobbiamo tirare. Possiamo avere il problema di trovare qual è la serie ottimale di una serie di eventi, ad esempio. Se io posso immaginare una qualche misura che mi spieghi, che mi dia un indice di qual è la distanza fra due eventi consecutivi, io posso cercare qual è la sequenza che minimizza questa distanza globale. Quindi ho una serie di punti nello spazio e riesco effettivamente a metterli in ordine, nell'ordine migliore. Problemi del commesso viaggiatore sono analoghi al commesso viaggiatore, sono affrontati in chi si occupa di sequenziare il DNA, ad esempio. O anche qual è l'ordinamento ottimale di una serie di lavori. Se io posso pensare a una qualche misura di distanza che mi indica quanto mi costa da una macchina attrezzata per fare un certo tipo di lavoro cambiare l'attrezzaggio e prepararla per fare un altro tipo di lavoro, a questo punto il problema del commesso viaggiatore significa trovare la sequenza di lavori ottimale in modo da minimizzare il tempo che io passo a attrezzare e modificare la mia macchina. In generale, tutte le volte che io riesco a trovare una qualche misura di distanza fra due stati e che io voglio minimizzare, il problema del commesso viaggiatore mi permette di trovare la sequenza ottima. Ricordate che i grafi sono usati in realtà per una quantità di problemi enorme e non bisogna limitarsi ad immaginare al grafo come un qualcosa che rappresenta dei punti su una mappa e la distanza fra due vertici, la distanza fra i punti di questa mappa. Il problema del commesso viaggiatore in pratica può essere reso infinitamente più complicato, per cui ad esempio un'estensione molto molto comune è quella di, ad esempio, pensare
che i nodi possono essere raggiunti soltanto in alcuni ben precisi intervalli di tempo. Per cui io posso immaginare di avere una serie di camioncini che devono portare dei pacchi o consegnare dei pacchi su una serie di nodi, non ne ho uno solo, quindi, ma ne ho più di uno, e i nodi possono essere raggiunti soltanto in certi precisi istanti di tempo. Quindi ho un vincolo aggiuntivo. Se ritorniamo a quello che avevamo fatto nelle primissime lezioni del corso, la teoria della complessità, il problema del TSP è un problema NP-hard, e quindi vuol dire che è almeno tanto difficile quanto il più difficile problema in NP. Vi ricordo che NP significa che viene risolto in tempo polinomiale da un automa non deterministico. Un modo per risolvere il problema del commesso viaggiatore, come molti problemi di NP, è quella di dire: enumero tutte le possibili soluzioni e fra queste la soluzione ottima è quella che ha peso minore. Allora, enumerare tutte le possibili soluzioni, dal momento che io sto parlando di un ciclo con cui affronto i vari nodi, l'ordine con cui io affronto le mie città, vuol dire provare tutti i possibili ordinamenti. Provare tutti i possibili ordinamenti è un compito. Il numero di tutti i possibili ordinamenti è n fattoriale, e quindi se io mi metto semplicemente a considerare tutte le possibili permutazioni ottengo una complessità che è o grande di n fattoriale. Se provate a plottare o grande di n fattoriale, vi rendete conto che in pochissimo tempo la retta sale quasi verticale. E quindi vi ricordo, la notazione o grande per noi praticoni sta a significare quanto il problema è scalabile, e il problema del commesso viaggiatore non è scalabile, punto. Non appena il numero di nodi aumenta, io non riesco più a risolverlo con un approccio esatto. Esiste un algoritmo abbastanza vecchio che è riuscito a risolverlo, ha dimostrato che è risolvibile con una complessità che è n quadro 2 alla n. Se provate a disegnarlo, è una retta altrettanto brutta, cioè è una funzione altrettanto brutta che sale su molto velocemente, ma effettivamente un pochettino più piano dell'n fattoriale. E il risultato, per quanto ne so, migliore teorico è di un certo Wegginger, non so come si pronunci, del 2003, che è riuscito a risolvere il problema del TSP in modo esatto con una complessità di 1.9999 alla n. Vi rendete conto, è molto prossimo a 2 alla n, e comunque stiamo con delle complessità che non sono scalabili, perché 1.999 alla n o 2 alla n comunque cresce troppo in fretta perché un problema di dimensioni grosse sia accettabile. Allora, quindi noi ci mettiamo in una posizione di affrontare un problema che sappiamo non essere scalabile. Quello che facciamo quindi è un esercizio teorico in gran parte, perché sappiamo che questo l'algoritmo che adesso proviamo non è un algoritmo che possiamo utilizzare quando il problema ha delle dimensioni accettabili. E il tipo di algoritmo che proviamo comunque a mettere in piedi e a implementare qui è un algoritmo di forza bruta, prova tutte le possibilità, quindi si mette lentamente, enumera in modo sistematico tutte le possibili permutazioni, e all'interno di queste ovviamente ce n'è uno che ha il peso minore, quella è la soluzione, la permutazione che ha il peso minore. Vedremo che il vantaggio di usare una procedura ricorsiva per fare questo, i vantaggi in realtà sono due fondamentalmente. Uno è che si scrive estremamente in fretta, e una procedura ricorsiva per risolvere il commesso viaggiatore è una decina di righe, una manciata di righe, quindi è molto veloce da scrivere. Molto veloce da scrivere significa minore probabilità di errori, e poi vedremo che si presta bene a delle ottimizzazioni che non riducono la complessità teorica, però il più delle volte ci permettono di ridurre effettivamente il tempo che noi utilizziamo per risolvere il problema. Tutto sommato mi aspetto che non vi ricordiate benissimo quello che avevamo fatto con la
ricorsione e quindi comunque lo rivediamo. Allora, in questo momento noi stiamo usando la ricorsione come idea di esplorazione di uno spazio di ricerca. Quindi immaginate di avere una serie di decisioni, di dover prendere una serie di decisioni nella costruzione della soluzione. E non avete abbastanza informazione per sapere quale sarà il risultato finale di ognuna di queste scelte. Ma voi sapete che tutte le soluzioni alla fine sono fatte da aver preso scelte diverse in questi punti, in questi vari punti di scelta. E la ricorsione ci permette un sistema metodico per provarle tutte, in modo per essere sicuri che alla fine proveremo tutte le possibili soluzioni, quindi proveremo tutte le possibili scelte, limitando in modo accettabile, diciamo, l'utilizzo di memoria. Quindi non abbiamo bisogno di generare tutte le possibili soluzioni e poi controllarle, ma abbiamo in qualche modo una procedura che ci permette di generarle una dopo l'altra. Quindi man mano noi generiamo tutte le possibili soluzioni. L'idea è quella di partire in un certo punto e andare avanti in ognuno di questi punti di scelta. Io posso prendere una decisione oppure un'altra. Alcune di queste strade finiranno perché non mi porteranno a nulla, a un certo punto mi bloccherò e non saprò più come andare avanti. Altre arriveranno fino in fondo e, usando la ricorsione, io sono capace di esplorare per intero questo. Questo che viene spesso chiamato l'albero della ricorsione non viene fatto vedere da sinistra a destra, ma viene fatto vedere con la radice in alto, e le varie possibili soluzioni rappresentano le foglie. La procedura ricorsiva, perché poi una sola ne abbiamo fatta e una sola continuiamo a farne, è fondamentalmente una procedura che assomiglia a una ricerca in profondità, se l'avete viste. Allora, diciamo, l'idea di base è la procedura ricorsiva. Come primo passo controlla se è arrivata a una soluzione. Questo, di nuovo, non è quello che si fa nei corsi di informatica di base, però, andando avanti, possiamo anche permetterci di sgarrare su alcune regole. È talmente importante controllare che la procedura ricorsiva sia finita che il controllo è il caso di farlo come prima parte, prima cosa. Se non ho finito ancora la procedura, allora semplicemente entro in un ciclo in cui tutte le scelte che posso fare nel punto in cui sono arrivato nel mio percorso, una alla volta la faccio e torno, e poi richiamo la procedura ricorsiva. Tutto questo funzionerebbe perfettamente se tutte le variabili fossero interne alla procedura ricorsiva, cosa che invece non è, per ragioni di spazio e di efficienza, e queste procedure ricorsive quasi sempre si appoggiano su delle strutture dati esterne. Quindi abbiamo una grossa quantità di variabili globali e la procedura è leggermente modificata. Diciamo, dobbiamo tener conto di queste variabili globali, per cui io, quando controllo se ho trovato una soluzione, se l'ho trovata, allora aggiorno delle variabili globali che mi dicono, ad esempio, qual è la miglior soluzione che ho trovato fino a quel momento. E quando entro nel ciclo, se non sono ancora arrivato a una soluzione, quando entro nel ciclo per cercare di capire come andare avanti, quindi inizio ad esaminare tutte le possibili scelte, allora faccio la scelta, quindi modifico le variabili globali, chiamo ricorsivamente la procedura e, una volta tornato indietro dalla procedura, in qualche modo smonto la scelta che ho fatto. Allora, questo smontare la scelta che ho fatto viene spesso chiamato backtracking. Comunque io devo riportare le mie strutture dati globali nello stato precedente a quando ho fatto la mia scelta. Vi ripeto che quando si inizia a scrivere procedure ricorsive, i primi due errori
che si fanno. L'errore più comune in assoluto è sbagliare la procedura, la condizione di terminazione, per cui la mia ricorsione non termina, e a un certo punto, o meglio, non termina come vorrei, a un certo punto termina perché l'ho fatta troppe volte e ho riempito lo stack. E il secondo errore più comune è sbagliare qualcosa nel backtrack. Quindi io non rimetto completamente a posto la situazione nelle variabili globali, alla chiamata successiva iniziano a succedere delle cose strane e la mia procedura ricorsiva non funziona correttamente. Quindi questa è la procedura ricorsiva che noi cercheremo di fare per il TSP. Esattamente questa, che è esattamente la stessa procedura ricorsiva che abbiamo visto tutte le volte che abbiamo parlato di ricorsione in aula. Facciamo un'altra piccola parentesi su quella che sono quello che è la struttura dei dati. Allora, noi abbiamo bisogno di un grafo, perché il TST è definito su un grafo. Con Fulvio avete visto i vari tipi di grafo che è possibile rappresentare e memorizzare con la JGraphT. Allora, avete visto che ce ne sono alcuni che sono diretti e altri che sono non orientati, altri che sono non orientati. Abbiamo visto che ce ne sono di pesati e non pesati. A noi servono ovviamente quelli pesati, direi diretti tutto sommato, diretti e pesati. E poi abbiamo visto che i grafi in realtà si dividevano in simple, multi, pseudograph, e poi avevamo dei grafi che non erano che ci permettevano di avere dei loop, ma non permettevano di avere degli archi multipli. Per il TSP la cosa che secondo me conviene utilizzare è questo grafo qui, che è un grafo diretto pesato, quindi non accetta cicli, ovviamente, perché se non accettasse cicli il TSP non sarebbe possibile, non potrebbe essere risolto su questo grafo, è orientato ed è pesato. E abbiamo il nostro grafo qui dichiarato, e a questo punto quello che possiamo iniziare a fare come esperimento è, ad esempio, metterci dentro una serie di informazioni abbastanza a caso, diciamo. Tenete presente che il TSP di solito è definito, il problema del TSP è di solito definito su grafi completi. Grafi completi vuol dire che fra qualunque coppia di nodi comunque esiste un arco. Questo permette di semplificare fondamentalmente la scrittura del codice, almeno a noi qui permetterà di semplificare la struttura del codice, quindi anche noi affrontiamo il TSP su un grafo completo. Un'altra caratteristica del TSP è che può essere definito su grafi in cui vale la disuguaglianza triangolare. Allora, se il TSP è definito su grafi in cui vale la disuguaglianza triangolare, ovvero sia il peso dell'arco AB più il peso dell'arco BC è sicuramente maggiore o uguale del peso dell'arco AC, allora esistono delle euristiche particolarmente belle e particolarmente efficienti. Questo ovviamente è sempre vero se noi stiamo parlando di strade, autostrade e punti su una mappa. Potrebbe non essere assolutamente vero se noi rappresentiamo con un grafo e con i pesi del grafo delle altre informazioni, come ad esempio quanto due oggetti sono simili, il tempo di attrezzaggio di una macchina, oppure quanti metri di carta da parati io devo buttare per riuscire a giuntare due pezzi, che è un'altra applicazione del TSP, è quella di minimizzare gli scarti nel costruire una sequenza di carta da parati. Quindi direi che in prima approssimazione consideriamo un grafo
completo, orientato, e non preoccupiamoci della disuguaglianza triangolare. Abbiamo probabilmente bisogno di un elenco di nodi, di una lista di nodi. Importate probabilmente anche list. Ok. A questo punto possiamo diciamo inizializzare il nostro grafo, e quindi semplicemente generiamo a caso una serie di nodi che chiamiamo N0, N1, N2, eccetera, e poi costruiamo i vari archi. Aggiungiamo il nodo nel nostro array di nodi e aggiungiamo il nodo nel nostro grafo vertice. Perfetto. E una volta generati i nostri nodi, 10 è un numero abbastanza piccolo, abbiamo un grafo con una decina di nodi, riempiamolo e mettiamo tutti gli archi, costruiamo un grafo completo senza cappi, ma i cappi sono irrilevanti nel TSP perché non avrebbe nessun senso perdere tempo per rimanere nello stesso nodo. Quindi costruiamo l'insieme di tutti gli archi mettendogli un qualche peso casuale. Quindi cerchiamo sui nodi. E a questo punto, per mettere il peso di un arco, io devo prima creare l'arco e successivamente posso assegnargli un peso. Quindi, se volete farlo in due, posso anche fargli un passo sotto. Set edge weight. E qui l'arco che io ho creato, appena creato nel nodo, posso crearlo al momento. E come peso gli posso mettere un peso casuale. Per mettergli un peso casuale ho bisogno della mia solita classe random, che adesso vado a dichiararmi. Che dichiaro in realtà inizializzando il seme, in modo da avere esperimenti ripetibili. Questo, mi raccomando, è un suggerimento che vi do: se dovete fare dei programmi che usano numeri casuali al loro interno, finché state sviluppando il codice mettete un seme noto, in modo da avere l'esecuzione che si ripete ogni volta uguale a se stessa, se no riuscire a debuggare è abbastanza complicato.
quindi qui il peso avrò Rn next double e facciamolo un po' più grande, diciamo 100. In questo modo io sono, in questo modo io ho creato il mio grafo 10x10 completo e con pesi casuali sul occhio che non ho batteria. Okay. E il mio grafo di 10 nodi con tutti i suoi 10x10 archi sul e tutti quanti assegnandogli un peso casuale. Allora, iniziamo a pensare a com'è la procedura per calcolare il com'è la procedura per calcolare il TSP sopra questo grafo. Allora, dimostrando di essere privi di fantasia, la chiamiamo TSP. Non ha nessun parametro. Semplicemente cerca di, viene chiamata ricorsivamente, cerca di costruire un passettino alla volta il nostro percorso. Allora, quali sono le strutture dati di cui abbiamo bisogno in memoria perché questa procedura funzioni? Allora, ci serve sicuramente tenere in memoria una qualche indicazione su qual è il percorso trovato fino a quel momento. Quindi la mettiamo qui. Allora avremo bisogno di una di memorizzare il percorso. Che cos'è il percorso? Allora, se voi guardate la libreria JGraphT, i percorsi in realtà sono delle liste di archi. Questo perché? Perché deve essere in grado di gestire la libreria quando io ho un multigrafo e quindi fra la stessa coppia di nodi io posso avere, fra la stessa coppia di vertici, io posso avere più archi, il mio percorso deve includere un determinato arco. Quindi per poter gestire i multigrafi la JGraphT definisce i percorsi come sequenze di archi. In realtà questa è una complicazione che a noi tutto sommato non serve e quindi nel nostro caso noi possiamo definire un percorso semplicemente come una lista di come una lista di nodi, di vertici, e il vertice è identificato dalla stringa che contiene il nome del vertice, per cui vertice uguale stringa. Quando ho creato il grafo qui ho detto che i vertici sono stringhe. Quindi una lista di stringhe e questa contiene il percorso che io sto costruendo fino a quel momento. Quindi in realtà lo vediamo dopo. Questo è una voglio utilizzare la procedura ricorsiva per trovare un minimo. Quindi non basta tenere traccia di qual è la soluzione su cui io sto lavorando in quel momento. Quindi la soluzione che io sto costruendo un passettino alla volta. Ricordate che la procedura ricorsiva è come un ragnetto che va avanti e intanto scrive su una lavagna. La lavagna è condivisa, contiene tutte le variabili comuni e condivise, e quindi io devo sapere qual è la situazione del percorso che sto costruendo. Ma siccome questo è un problema di minimo e non mi basta fermarmi quando trovo una soluzione, devo anche segnarmi qual è la soluzione ottima trovata fino a quel momento, in modo che la mia procedura ricorsiva, il mio ragnetto, quando arriva alla fine e ha trovato una nuova soluzione, a quel momento lì è in grado di controllare se la soluzione trovata, l'ultima soluzione trovata, è migliore della migliore trovata fino a quel momento ed eventualmente sostituirla, copiarla, fare qualcosa del genere. Quindi mi servirà anche una variabile
che mi contiene il miglior percorso hamiltoniano trovato fino a quel momento. Per quanto riguarda il peso del miglior percorso, tutto sommato potrei ricalcolarmelo ogni volta, però questo tendenzialmente è uno spreco di risorse, per cui la cosa più saggia è effettivamente salvare da qualche parte qual è il peso della mia soluzione migliore fino a quel momento. Ecco qua. E questo è il mio cammino hamiltoniano, la soluzione migliore trovata fino a quel momento, man mano che vado avanti. Ho bisogno in realtà di altre soluzioni, perché se voi pensate all'albero con cui io affronto il problema del TSP, io ho davanti a me una serie di scelte. Ad esempio, io ho 10 nodi, parto dal primo punto, perché tanto è un ciclo che devo trovare, quindi qual è il nodo di partenza lo decido, ma il fatto di deciderlo non mi cambia nulla. Come primo passo avrò davanti a me quante scelte? 9. Posso andare nei nodi dal 2 al 10. Mettiamo che vado in 2, quante scelte avrò al passo dopo? 7. Dal 3 al 10. Se invece ero andato in 3, che scelte avrei avuto? Sempre 7, 2 e poi dal 4 al 10. Quindi in ogni, per caratterizzare in qualche modo la situazione, in ogni punto io devo sapere quali sono i nodi che ho già, i vertici che ho già incluso nel mio percorso, e quelli che non ho incluso sono quelli su cui posso scegliere. Di nuovo, questa informazione c'è, perché se io ho il percorso in una variabile, effettivamente io so quanto è lungo e so quali nodi ci sono. Però questo è un controllo che devo fare talmente spesso che ha senso mettere una struttura dati a parte per essere più veloci nell'accedere a questa informazione. E cosa di meglio che non una mappa? Quindi una mappa che mi associa ogni nodo, ogni vertice a un flag che mi dice se quel vertice è stato già usato oppure no. Allora, nel main, quello che io dovrò fare in qualche modo è dire alla procedura di partire. Una cosa molto comune quando uno ha procedure ricorsive è che il main in qualche modo sistemi a poco, il main o comunque il chiamante sistemi tutte le variabili globali usate dalla procedura e poi gli dia l'avvio, una specie di calcio d'inizio. La procedura, il main deve fare una sorta di calcio d'inizio per far partire la procedura. Quindi calcio d'inizio per tutti i nodi, ma tolgo il fatto che il nodo sia stato usato, cioè segno che il nodo non è stato ancora usato. Quindi mi segno che il nodo non è stato ancora usato. Poi string, sì. String. Ok. A questo punto devo dire che io parto da un certo nodo. Allora, per dire che parto da un certo nodo, da quale nodo parto? Dal primo, è la cosa più semplice. Quindi
mio sarà uguale a una list array list, poi metterò il primo nodo e a questo punto devo segnarmi che il primo nodo è stato già utilizzato. E a questo punto posso chiamare la mia procedura TSP. Quindi quello che io ho fatto nel main è stato dare il mio calcio d'avvio. Ho detto che tutti i nodi sono, possono essere usati tranne uno, il primo. Il primo l'ho già messo nel cammino e adesso partiamo. Ricordiamoci qual è la forma dell'unica procedura ricorsiva che noi vediamo in questo corso. Prima domanda, ci chiediamo se ho finito e poi faccio il for per tutte le alternative che ho. Allora, come faccio a controllare se ho finito? Posso pensare di avere una procedura, di avere una funzione che mi dice se effettivamente ho finito di guardare se ho finito di costruire il mio percorso. Allora, questa procedura dobbiamo scriverla. Come sarà questa procedura? Ma fondamentalmente possiamo farla usando la mappa used. Se esistono ancora dei nodi, dei vertici che non sono usati, allora non ho finito. Se tutti i vertici sono stati usati, allora ho finito. Quindi se esiste un vertice che non è usato, allora restituisco falso, ovvero sia se uno dei nodi non è stato ancora usato, allora sicuramente non ho finito, non è completo, altrimenti restituisco vero. Spero mi perdonerete se non usiamo flag, abbiamo due punti di uscita da una funzione, ma l'importante è che sia leggibile e corta, quindi non dovremmo avere più problemi di questo tipo. A questo punto, se ho completato, bla bla bla, dovrò fare qualcosa. Se non ho completato, allora se il mio TSP, se il mio lavoro sul TSP non è ancora completo, che cosa devo fare? Devo vedere quali sono i nodi che io posso ancora aggiungere. Allora, niente di più comune nelle procedure ricorsive di avere questo, per ogni possibile alternativa, trasformato in un for seguito da un if. E questa è una cosa estremamente comune, non è l'unica, esistono sicuramente altri sistemi, esistono altre cose, però il for seguito da un if è una cosa estremamente comune. Quindi for su tutti i nodi seguito da un if. Se il nodo lo posso ancora usare, il vertice lo posso ancora usare. Allora, queste due righe, il for seguito dall'if, rappresentano un modo
per enumerare tutte le possibili alternative. Io sono arrivato in un punto e quante strade ho davanti a me? Beh, tutte le volte che entro in questo if, dentro il for, quella è una delle strade che sono possibili e che sono disponibili a me in quel momento. Allora, se questa è una delle strade disponibili, allora che cosa devo fare? Ma dovrò sicuramente aggiungere la strada al mio percorso. Quindi aggiungiamo n al mio percorso. Chiamiamo la procedura ricorsiva. E a questo punto togliamo il nodo dal percorso. Dunque remove, se non sbaglio, però se il nostro path hamiltoniano in realtà lo definiamo subito come una linked list, facciamo come linked list, ho le mie funzioni per rimuovere l'ultimo, rimuovere il primo, remove last, ecco qua. A questo punto la linked list mi permette di rimuovere dal fondo, rimuovere dall'inizio a mio piacimento. Allora, cosa manca ancora qui? Non ho segnato il mio vertice come utilizzato. Quindi io sto punto put n true. Dopo il TSP lo metto come falso. Quindi io qui mi segno che il nodo è stato già usato, chiamo la procedura ricorsiva del TSP, stampo, dico che il nodo non è più utilizzato e tolgo un pezzo dal mio percorso. Se è completato, cosa posso fare? Ma intanto proviamo soltanto per ora a stampare il mio percorso. E già questo dovrebbe funzionare, invece di 10 nodi riduciamolo su 4 nodi. Già questo dovrebbe funzionare. Non fare ancora tutto, però, se non altro non piantarsi. Ed ecco qui, effettivamente, tutti i possibili percorsi. Quindi N0, N1, N2, N3, N0, N1, N3, N2, N0, N2, N1, N3, N0, N2, N3, N1, N0, N3, N1, N2, N0, N3, N2, N1. Tutti i possibili cicli, perché io considero N0 il punto di partenza e come ultimo passaggio da N3 torno a N0. Quindi in realtà non sono N fattoriale, ma sono N-1 fattoriali, perché il primo non è significativo. Allora, dopo averlo stampato, a questo punto cosa dovrei fare? Devo controllare quanto pesa il percorso che io sto considerando in quel momento, e se è minore del percorso ottimale che ho trovato fino a quel momento, devo sostituirlo al percorso ottimale. Allora,
Come faccio a capire quanto pesa un percorso? Vado a vedere quanti nodi è composto e vado a sommare i vari nodi. Questa è un'operazione che probabilmente mi trovo a dover fare un certo numero di volte nel TSP, per cui perché non fare una funzione? Facciamo una piccola funzione che mi calcola il peso di un percorso. E quindi questo qui avrà bisogno di una lista di string che è un percorso. Quindi prendiamo un'altra funzione. E alla fine è quello che restituiamo. Come faccio per calcolare il peso? Beh, vado a vedermi tutte le varie coppie quanto peso, vado a vedermi tutti i vari passi e qual è il peso dell'arco che unisce tutti i vari passi. Quindi sarà uguale al peso più area, che è il nome del mio grafo, get edge weight, e quindi per non stare a complicarmi troppo la riga posso calcolarmi prima l'arco. Questo è il tipo dell'arco. Get edge, e questo qui sarà path get t e path get t più 1. Quindi quindi quello che io faccio è vado a prendermi l'arco che unisce il nodo che trovo dalla posizione T del path alla posizione T più 1, poi vado a prendermi il peso di quell'arco e quell'arco lo sommo, e il peso di quell'arco lo sommo a V. Alla fine avrò il peso di tutti gli archi. Ricordate che stiamo abbiamo bisogno, in realtà non è che stiamo parlando di cicli hamiltoniani e non di cammini hamiltoniani. Quindi probabilmente ha senso anche una funzione molto simile. Che mi dice qual è il peso di un ciclo. Allora, qual è la caratteristica di un ciclo? Il ciclo ha la caratteristica che in fondo devo tornare al punto di partenza. Quindi devo aggiungermi un altro arco. Quindi alla Y cycle, la chiamiamo C. Allora, questo qui iniziamo con il prendersi il peso del percorso. E a questo punto sommiamo in realtà anche l'arco per andare dall'ultimo al primo, quindi
qui è 0. E beh, una lista ha sempre una funzione per prendere l'ultimo senza toglierlo. Vi ricordate qual è? Pick potrebbe essere. Secondo me questo è possibile farlo, esiste un metodo che mi fa questo, che mi restituisce l'ultimo elemento di una lista. Ve lo ricordate? Ma va bene. Questo è comunque quello che vogliamo fare. Vogliamo fare l'ultimo percorso dall'ultimo nodo al nodo di partenza. Allora, che cosa dobbiamo fare qui? Ma qui dobbiamo controllare se il peso del ciclo hamiltoniano che abbiamo trovato è maggiore del minore, voglio dire del peso del miglior ciclo hamiltoniano trovato fino a quel momento. Quindi calcoliamoci questo. Ok. Se W è minore di che cosa? Di quella variabile di cui non riuscirò mai a recuperare il nome, questa. Allora, solo in questo caso qui io ho trovato effettivamente un percorso più corto di quello che avevo trovato prima. Allora cosa devo fare? Devo salvarlo. Se non sbaglio abbiamo come costruttore un costruttore che parte da un altro percorso e devo aggiornare la lunghezza. Ok, ma direi che a questo punto qui e questo è l'unico caso in cui lo stampo. Mi manca ancora qualcosa perché non ho inizializzato questa variabile qui, la lunghezza del cammino. Allora questo qui mi porterebbe alla mia procedura ricorsiva che non trova assolutamente nulla, perché ogni volta che io entro dentro non trovo mai un percorso che ha lunghezza minore di 0 e quindi non aggiornerei mai. Quindi questo fa parte di quello che sopra ho chiamato il kickstart. E che cosa posso, a che valore posso inizializzarlo se non il più grande double? Questo vuol dire che la prima volta sicuramente qualsiasi percorso è più corto del più grande double come lunghezza, come peso, e quindi viene aggiornato e quindi il tutto continua. Vediamo se ne trova se non altro meno, ma facciamoci anche stampare il valore.
e vedete che effettivamente il valore, man mano che andiamo avanti, continua a scendere. Quindi noi riusciamo a, ogni volta, troviamo tre percorsi, in realtà generiamo decisamente di più, però troviamo tre percorsi che sono migliori del percorso ottimo fino a quel momento, aggiorno la funzione, aggiorno la mia best path e inseriamolo ancora nel main per sincerarci di... E vedete che effettivamente il percorso ottimale, il percorso ottimo, non è ottimale, è proprio ottimo questo, viene restituito come primo parametro, viene restituito e viene copiato giustamente nella variabile. Potrebbe aver senso cercare di capire quanto tempo ci mettiamo a fare questa operazione. Mettiamo tutto compreso. Nano time. E alla fine stampiamo quanto tempo di quanto tempo abbiamo bisogno. Allora, downtime meno potrebbe essere questo. Vediamo il tempo che io impiego è 0,004 secondi. Proviamo a ingrandire leggerissimamente il nostro e mettiamolo a 10. Nodi e ci mettiamo 5 secondi per 10 nodi 5 secondi 11 nodi Già 11 nodi su questo computer che è tecnicamente un ferro vecchio, i tempi iniziano ad essere molto molto lunghi. Ricordate, questo non è assolutamente scalabile come problema. Se provate a plottare la funzione 2 alla n o 1,9999, in realtà qui noi abbiamo un algoritmo che è fattoriale come classe di complessità, vedete praticamente una retta, una curva che sale su quasi verticalmente, e quindi 11 ancora in un minuto ce la facciamo, 12, abbiamo 10 minuti per la fine della lezione, secondo me non riesce a risolverlo con 12. Quindi direi che possiamo fermarci qui, metto questo online e ripartiamo la prossima domani prendendo questo e facendovi vedere come è possibile, senza modificare la complessità in alcun modo,
però in modo molto molto semplice andare molto più veloce. E poi continueremo a fare qualche prova per cercare di grattare qualche secondo nel tempo di esecuzione. Ripeto, non stiamo modificando la complessità. Nel caso peggiore, questo è un problema NP, non può essere risolto NP hard, non può essere risolto in modo intelligente, e l'unico modo per risolverle, provarle tutte, è stato nel 2003 dimostrato che la complessità è 1.9999 alla n. Vi saluto.